questa è una conclusione. Prendete posto. Attenendosi scrupolosamente al regolamento, ha deciso di assegnare un solo premio con un ex aequo. Inviterei sul palco il professor Antonio Mucerino, presidente dell'Ente Teatro, che ospita la manifestazione. Prego, professore, sul palco. Il sindaco del comune di Cisciano, professor Edoardo Sergio, sul palco. Quelli stanno in sala, quelli che hanno il prego, grazie. Chiaramente loro che rappresentano il comune di Cisciano nella veste teatrale, nella veste istituzionale. E poi prego il presidente Manfredi, presidente FITA Campania, Pasquale Manfredi. Prego. Sì, grazie. Dunque, prima di procedere alla proclamazione, devo chiamare un attimo i due giurati, Franco Di Lorenzo e Giovanna Napolitano. Prego, Franco Di Lorenzo, prego, Franco. Giovanna Napolitano. Mancherebbe solamente il presidente, che non chiamiamo ancora, vogliamo chiamarlo. Il presidente della giuria, l'attore Oscar Di Maio. La parola massima al presidente. Io ho già annunciato che la commissione, prendendosi al regolamento, la giuria ha decretato un solo premio in ex aequo. Prego, presidente. Allora, prima delle operazioni che seguiranno, mi premeva prima di tutto, prima che l'attenzione si sposti giustamente su quello che è il concorso, ringraziare l'amministrazione comunale di Cisciano, nella figura del sindaco e dell'assessore alla cultura, che hanno patrocinato l'evento insieme all'Ente Teatro e il suo presidente, il professore Mucerino. Grazie a loro che il festival da ormai alcuni anni si svolge in questo bellissimo teatro con l'aiuto delle istituzioni. Quindi grazie a nome della FITA e di tutte le compagnie. Grazie alla giuria e in particolare grazie al maestro Oscar Di Maio. Grazie a voi per aver dato lustro a questa edizione. Io sono molto legato al teatro amatoriale, perché gli addetti ai lavori lo sanno, voi tutti quanti no. Io ho ereditato tutto il repertorio di Gaetano Di Maio, che per me era zio Gaetano, il quale amava il teatro amatoriale e mi ha lasciato, oltre le commedie, un testamento morale che consisteva in questo, cioè devi essere sempre vicino al teatro amatoriale. Perché spesso il teatro amatoriale, filodrammatici, questi due termini sono usati in maniera spregiativa, diciamo che Hitler è un filodrammatico, Hitler è il suo amatoriale, non io vedo, spesso e volentieri sono più bravi dei professionisti. Anzi, vi dirò, grazie. Infatti, dato che quest'anno sono 25 anni dalla morte di Di Maio, io ho pensato di fare un premio, ma per farlo apposta ci siamo incrociati con l'idea di tutti gli amici, di fare un premio Di Maio. Chiunque voglia fare una commedia Di Maio, state attenti se ve lo propongono per altre vie, perché dice per fare su premio le compagnie, la papà, la fanna, dice loro cercheranno di comprare tutti. Non ne ho vero, quello che mi rivolge da te. Il repertorio è libero, si pagherà la SIAE, perché quella è una legge dovuta, però non ci saranno costi aggiuntivi. Ma perché ho fatto? Perché sono amatoriale, ci credo. Amo il teatro e amo il teatro. Di nuovo, da gratificare pure i ragazzi che ci lavorano, perché la gente non si rende conto che una compagnia amatoriale, per mettere in mondo uno spettacolo che poi fa un giorno, forse due, e tu usate sette viste, perché almeno di nuovo fa il suo mestiere. Commedie sono costretti a farle quasi di nascosto, perché gli autori non danno il permesso per i manifesti, non danno il permesso per metterle in televisione. Invece io glielo do il permesso, perché è giusto che a chi lavora tanto a dare la soddisfazione se legge le mie zavie o manifesti, ma chi la resta se salisse sul spettacolo.
se la vuole fare la registrata, facciamogli la registrare, bene, magari gli do anche una mano io nell'edizione. In televisione, se la televisione ci mettono un sacco di soldi. E invece cerchiamo, magari invitatevi con me, di fino alla base, non regali tu i fatterami, però mi scambia tutto cosa. E vediamo se non è. Per questo piccolo ricordo di questa serata, nulla di... Ma questo è mio, non è il premio. Ah, sì, no, no, sì. È un piccolo ricordo per aver partecipato. No, mi ha dato, ma vedo bene, la tua macchina. Poco leggiamo, artista che ha dato lustro alla tradizione del teatro napoletano con la sua inimitabile comicità. Grazie per la disponibilità e la vicinanza agli artisti emergenti. Oscar Maga. Vabbè, non ho più una parte di me. Dopo la cena. Sicuramente, sicuro. Niente da cara. Procediamo allora, Presidente, a questo punto alla lettura. Ok, sì, chiaramente. Tutti i registi e tutte le compagnie sul palco, ovviamente. Signore e signori, buonasera, 2 giugno ci troviamo in questa cittadina bellissima che è Sciciano, in un teatro bellissimo con tutte le maggiori autorità, sulla destra il sindaco, il primo cittadino, e poi una sfilza di tutti attori, registi e amici. Il premio come si chiama? Festival di regia teatrale. La intermedia. Se adesso facciamo un applauso per far vedere quanto vi è piaciuta questa iniziativa, ve lo dico da prima, siete tutti in televisione con noi, se ce ne occupa pure, non è il caso. Se
sento come ci prendo una fuori da te. Vediamo con un solo applauso quanto avete gradito questa nobile manifestazione. Allora. Grazie a tutti quanti, il teatro è cultura e questo è un monito a tutti i professionisti o pseudo professionisti che distrattano e parlano male del teatro amatoriale e che usano male il termine filodrammatico. Non è vero, amatoriali viene da amore, sono quelli che amano questo mestiere e spesso lo fanno anche meglio di noi professionisti. Un applauso al teatro amatoriale. Ma la parte adesso ve l'ho promesso, una sola è venerato. La volete sentire dallo Scandimai o Luca Fu? Luca Fu! Cose dell'altro? Che si ribelle! Insomma, qua fuori che mi chiesta non può essere frutta di cuore. O prima credete la vita americana. Ma guardate, quella cosa, ma quella cosa c'ha, ma cosa è essere? Che me lo volete? Io devo mandarina, una mandarina all'anno per 600 grammi. Ah, non la mangio, ma te ne do. Pensa che tu a chi ho. Ci vuole cosa mangiare più grande, ma non fai. Come la mangiare la mangio, un portuolo. Un portuolo all'anno per 3 chili. Ah, non la mangio, non c'è un portuolo come dici tu. Pensa che 10 chi ho. La volta che le pomoncello piante, ma che sto. Ma io vedo il dubbio. La mia guardava per 10 chili. Ah, non la mangio. Ma pesare 30 kg! Attraverso ci qui, piglia per sciare che non vanno in via tutta. Fumo il cane, una volta! Ma cosa è essere quello cosa verde? Sui pesieri degli amori!